Lanciano, in località Cerratina, si inaugura la nuova piattaforma di selezione della Ecolan S.p.A. La nuova piattaforma, che a regime potrà gestire 40.000 tonnellate di rifiuti secchi differenziati, è frutto di un investimento di 3,66 milioni di euro, finanziati in parti uguali con fondi propri della società e con i fondi PAR FSC 2007-2013 della Regione Abruzzo. Ecco noi Massimo Ranieri, presidente della Ecolan. Quali sono i risultati ottenuti da questi 3 anni di gestione dei rifiuti per i comuni affidanti? Noi abbiamo puntato tutto sulla raccolta differenziata, tant'è che abbiamo avuto gli affidamenti direttamente dai nostri comuni, perché siamo una società in-house. Siamo arrivati a 15 comuni che ci hanno affidato i servizi di igiene urbana e abbiamo raggiunto degli obiettivi di R&D, di raccolta differenziata, veramente importanti. Abbiamo comuni al 91% di raccolta differenziata, ad esempio il comune di Borrello, e comuni anche più grandi come Fossacese e Orsogna, siamo su una media di 87-88%. In questa maniera abbiamo ridotto in maniera considerevole i quantitativi di indifferenziato che poi andavano in discarica, passando per un impianto di trattamento. Quanto è importante la sinergia tra le istituzioni, in particolar modo tra la Regione Abruzzo e i comuni? Beh sì, questo impianto ha avuto un finanziamento regionale, abbiamo fatto un investimento di circa 3.600.000 euro, di cui il 50% con fondi PARFAS messi a disposizione dalla Regione. Ma voglio andare oltre, questo è un primo tassello del polo industriale della filiera dei rifiuti di Cerratina, tant'è che abbiamo già progettato un impianto per trattare l'organico e anche qui abbiamo avuto un finanziamento da qualche settimana, ormai è arrivata questa notizia, da parte del Ministero tramite dei fondi CIPE, un finanziamento di 8 milioni di euro sull'impianto di trattamento dell'organico che realizzeremo entro la fine del 2019. Ecco, ci presenta questo nuovo impianto, quali sono i vantaggi che apporterà non solo per il territorio ma anche per le risorse umane? Servirà a valorizzare ancora di più lo sforzo che fa il comune cittadino nel selezionare dentro casa il rifiuto e poi per dare anche più dignità ai lavoratori, tant'è che fino ad oggi i nostri dipendenti hanno selezionato a mano in condizioni particolarmente critiche, hanno lavorato, tant'è che lì dietro c'è ancora questo impianto che è ormai archeologia industriale. Qui invece diciamo, lavoreranno all'interno di una cabina con aria condizionata, addirittura abbiamo messo anche diciamo, un impianto stereo per dare diciamo, i massimi comfort ai nostri dipendenti. Qui dentro arriveranno i rifiuti, quelli, gli imballaggi misti, per intenderci quello che il cittadino mette dentro il mastello giallo. E qui c'è una prima separazione che viene fatta attraverso un magnete per quanto riguarda i metalli e poi la parte più leggera della plastica verrà aspirata e poi l'operatore farà, cioè anche comunque rimane una parte diciamo manuale e tutto poi verrà trasportato tramite dei nastri alla pressa per fare queste balle che poi noi rivendiamo ai nostri consorzi filiera. Ecco, può sembrare una banalità, ma ci ricorda quali sono i vantaggi per l'ambiente? Qui si recupera materia con queste percentuali di raccolta differenziata e con un effettivo recupero che noi pensiamo di, con questo impianto, di arrivare a circa il 97-98%, verrà meno anche la necessità di questo fantomatico inceneritore che il governo vuole per forza di cose realizzare in Abruzzo. Non ci saranno più rifiuti, flussi di rifiuti da incenerire. E quindi possiamo anche dire che questo progetto è come dire, funzionale alla qualità della vita in Abruzzo? Assolutamente sì, qui recuperiamo materie, in questo caso plastica, vetro, carta e cartone, con l'impianto di trattamento dell'organico produrremo un compost di qualità che servirà a rimpinguare diciamo, la sostanza organica nei terreni agricoli di questa zona. Giuseppe Finamore, sindaco di Villa Santa Maria, che tra i primi ha creduto in questo progetto intrapreso dalla Ecolan. Nel 2014, quando il presidente Ranieri insomma, è venuto da me, io ho subito accolto la sua proposta, anche perché ho sempre pensato che Ecolan dovesse fare questo sostanzialmente. Uno tra i primi e devo dire con ottimi risultati, almeno per quanto riguarda il mio territorio, il Villa Santa Maria. Noi siamo partiti da una differenziata che raggiungeva scarsamente il 14%, oggi siamo quasi all'84-86, quindi con dei risultati che non sono solo percentuali ma sono ricaduti sui cittadini anche per via delle riduzioni che quest'anno noi applichiamo, il 10% su tutti i cittadini, il 35% sugli esercizi commerciali, poi tutta una serie di servizi che prima noi non avevamo, quindi tutte cose positive che vanno come dire verso i nostri cittadini, è quello che dobbiamo fare sostanzialmente. Migliora l'innovazione del riciclo.